che una visione in cui la nazione è composta da individui con tanti doveri, evidentemente pochi diritti. Un individuo che la mattina si alza deve andare a lavorare perché la sua missione è quella di lavorare, cercare un lavoro e trovare un lavoro pur che sia, perché giustamente quell'individuo e quel numero gli serve per andare a migliorare quegli indici ISTAT che ci dicono che effettivamente in Italia va tutto bene, non è mai stato alto il dato sull'occupazione e quindi è un paese, l'Arcadia, è il paese dove va tutto bene, dove poco conta se in quei dati si inseriscono persone che lavorano soltanto un giorno o persone che sono in cassa integrazione, purché i dati ci consegnano degli indirizzi positivi e che quindi il governo sta facendo bene. Va bene tutto, lavoro purché sia, con qualsiasi tipo di tutele, a ribasso molto spesso, con qualsiasi tipo di salario, con qualsiasi tipo di gratificazione lavorativa da parte di chi lavora. E allora ci è stato detto che noi avevamo una visione distorta del paese. Abbiamo avuto una visione in cui, introducendo il reddito di cittadinanza, abbiamo inteso liberare i cittadini dal lavoro. E no, caro collega, e mi rivolgo anche al sottosegretario Durigon, che il reddito di cittadinanza l'ha votato e anche rivendicato. Noi non abbiamo voluto liberare i cittadini, gli italiani dal lavoro. Noi li abbiamo voluti liberare dallo sfruttamento da lavoro. Sia con il reddito di cittadinanza, sia con il decreto dignità e con tutte le misure che abbiamo introdotto in quel governo e nel governo successivo, quando siamo riusciti a implementare, a mettere su in piedi un modello di protezione sociale durante un momento difficilissimo, bloccando ad esempio licenziamenti, che ha consentito a milioni di persone di non finire, anche grazie al reddito di cittadinanza, in condizioni di povertà assoluta. E invece la loro risposta rispetto ai dati, che purtroppo quelli della realtà, non i freddi numeri che tanto si celebrano in aula e in televisione, ma i dati della realtà ci consegnano un quadro desolante, soprattutto riguardo alla questione giovanile, alla precarietà giovanile. Parliamo di qua del 45% dei giovani tra i 15 e i 29 anni che hanno un contratto a termine. Parliamo del 78,3% di giovani che vivono, lavorano in regime di part-time involontario, cioè che non vorrebbero lavorare part-time, ma devono farlo necessariamente, a fronte di una media europea del 26%, 78% contro 26%. Abbiamo una disoccupazione giovanile del 22,7%, ma va tutto bene, invece in Europa la media è del 14,5%. Ecco quindi che questa proposta di legge si inserisce in un quadro di proposte appunto formulate dalle opposizioni democratiche e progressiste del nostro paese, che accompagna un'altra proposta che è stata purtroppo già bocciata da questo Parlamento, che è quella del salario minimo. Sono misure che ci danno una visione di paese evidentemente diversa dalla vostra, molto diversa, che continua a reiterare un modello economico sbagliato, un paradigma economico sbagliato, che è quello del neoliberismo, che ha portato alla precarizzazione del lavoro, alla mancanza di stabilità per i lavoratori e le lavoratrici, soprattutto per i più giovani e soprattutto per le donne, e ad una mancanza di stabilità, una mancanza di certezza per il loro futuro, che ha determinato anche la crisi demografica che stiamo vivendo. E quindi ci troviamo qui oggi a discutere di questa proposta di legge, che appunto io voglio rivolgermi soprattutto ai più giovani. Per i giovani italiani non potete negarlo, entrare nel mondo del lavoro è un percorso difficile, gli anni della pandemia ci hanno lasciato qualcosa. Il fenomeno mondiale che ha interessato anche l'Italia delle grandi dimissioni ha portato alla luce una tendenza chiara, che circa dal 65 al 70% i più giovani e anche le donne cercano di più un migliore bilanciamento tra la vita, dalla vita privata e il lavoro, e vorrebbero ridurre il tempo dedicato al proprio lavoro. Questo non vuol dire che non vogliono lavorare, che sono dei fannulloni, che vogliono stare sul divano, che hanno necessità che lo Stato li assista. Hanno riscoperto, non gli italiani, ma la popolazione mondiale, sembra aver riscoperto il valore del proprio tempo. E questo
E questa è una tendenza alla quale noi che siamo legislatori dobbiamo andare incontro, non dobbiamo negarla. E non si tratta, soprattutto per i giovani, soltanto di una questione di ore lavorate, ma di trovare una stabilità che appunto gli consenta una vita dignitosa e pianificabile. E poi veniamo al mito della produttività, sempre seguendo la vostra ricetta neoliberista, per cui bisogna lavorare di più per produrre di più, per avere più ricchezza, per avere maggiori consumi, per avere maggiori salari, per avere un'economia che va meglio. Qual è la realtà? Cioè, qual è il risultato? Qual è il prodotto di queste politiche economiche che abbiamo inseguito negli ultimi anni? Non è questo, ce lo dicono i dati. E infatti il mito che lavorare di più significa automaticamente produrre di più è stato ampiamente smentito. Secondo il working paper dell'INAPP, pubblicato da gennaio scorso, l'orario medio di lavoro in Italia è tra i più alti in Europa, eppure questo non si traduce in una maggiore produttività. Prima della pandemia gli italiani lavoravano in media 359 ore in più dei tedeschi e 200 ore in più dei francesi. Ma andiamo a vedere qual è il risultato di questa grande mole di ore lavorate rispetto ai nostri paesi vicini. La produttività del lavoro negli ultimi anni è cresciuta mediamente dello 0,4%. Stiamo parlando dal 95 al 2000 e parallelamente negli stessi anni gli stipendi sono diminuiti quasi del 3%. Quindi aumentano le ore lavorate, diminuisce la produttività, diminuiscono gli stipendi. E invece che cosa succede nella media UE? La media UE, la produttività, sempre negli stessi anni, è cresciuta di 1,5%. Quindi è aumentata di pari passo con la riduzione delle ore lavorate. Sottosegretario Durigon, questo dovrebbe dirci qualcosa, cioè dovrebbe dirci che evidentemente la ricetta che fino ad ora abbiamo seguito e che sembra che stia seguendo pedissequamente anche questo governo, evidentemente è una ricetta sbagliata. E quindi andiamo a guardare cosa succede negli altri paesi dove probabilmente sono più bravi di noi, sono più coraggiosi di noi. La settimana lavorativa ridotta è già una realtà perché ci sono 18 paesi che la stanno sperimentando, tra cui la Germania, la Spagna, il Regno Unito, la Nuova Zelanda e il Giappone. Microsoft in Giappone, ad esempio, ha ridotto la settimana lavorativa da 5 a 4 giorni, a parità ovviamente di stipendi, e ha riscoperto un aumento della produttività del 40%. Certo, l'Italia non è il Giappone, ma questo dato ci dà una tendenza, chiaramente. E un esperimento simile, tra l'altro, è stato introdotto anche in Gran Bretagna. La riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario ha prodotto un miglioramento dei ricavi delle aziende, quindi della produttività dell'1,4%, aumentando la salute mentale e fisica dei lavoratori e tutto quello che ne consegue. L'Italia. Che cosa ha fatto l'Italia? L'Italia ha avuto modo durante la pandemia di approfondire, di scoprire, di misurarsi con un nuovo modo di lavorare. L'abbiamo chiamato smart work. È stata una necessità per cui ci siamo ritrovati a dover lavorare da remoto. In quel caso smart work voleva dire lavoro domestico, no? Perché eravamo obbligati a farlo da casa, visto che c'era una situazione sanitaria che comprometteva le nostre libertà, purtroppo. Però quell'esperienza ci ha consegnato la possibilità che un modello diverso di lavorare è possibile. Gli italiani hanno molto apprezzato perché gli ha consentito di migliorare l'equilibrio tra la vita privata e il lavoro. Molte aziende stanno continuando a sperimentare questo modello di lavoro. Altre invece purtroppo sono ritornate indietro. Lo Stato purtroppo, devo dire, che non ha approfittato, il governo non ha approfittato di quella scia per poter continuare a reiterare delle politiche che incentivassero le aziende a proporre sempre di più lavoro agile per i propri lavoratori, ma era quella la direzione in cui dovevamo andare, parallelamente anche quella della riduzione dell'orario di lavoro. Però nel governo Conte 2, prima che qualcuno arrivasse e demolisse tutto, è stato istituito il Fondo Nuove Competenze, che è stato citato anche poc'anzi dal mio collega. È uno strumento di politica attiva del lavoro che ha permesso alle imprese di destinare parte dell'orario di lavoro, sempre a parità di salario, alla formazione dei loro dipendenti.
con il supporto di contributi fiscali e del Fondo Sociale Europeo, perché noi riteniamo che lo Stato debba intervenire nell'economia, non farsi da parte e pensare che il mercato possa fare tutto da solo. Questo fondo è stato un grande successo, perché nel primo anno ha coinvolto 14.500 aziende, 720.000 lavoratori, permettendo loro di dedicare ben 95 milioni di ore alla formazione. Questo è stato un modello vantaggioso per entrambe le parti, sia per la parte datoriale sia per i lavoratori, perché si sono ridotti i costi, si sono migliorate le competenze interne e i lavoratori hanno mantenuto la retribuzione, hanno acquisito nuove skill. Quindi è un esempio concreto di come si possa migliorare il benessere lavorativo e aumentare le prospettive professionali. E poi, in conclusione, mi avvio, perché non dobbiamo dimenticare, dobbiamo sempre tenere presente il fatto che ci avviamo verso una stagione in cui le nuove tecnologie prenderanno sempre di più il sopravvento nel modo di lavorare, mentre noi diciamo nuove tecnologie sono diventate già vecchie. Ed è un fatto che purtroppo per fortuna l'automazione sostituirà alcuni lavori, e allora la riduzione dell'orario di lavoro potrebbe essere una soluzione strategica per affrontare questa transizione in modo più sostenibile. Quindi io concludo, perché il tempo purtroppo è terminato, avrei voluto dire tante cose, perché tante sarebbero le cose da dire su questa proposta di legge, che non è solo una proposta di legge che interviene sul mercato del lavoro, ma interviene sulla visione di paese che si ha. Io penso che un modo diverso di lavorare, di pensare al modo di lavorare, quindi al contributo dei cittadini e delle cittadine alla vita economica del paese, sia possibile. Dipende da noi, possiamo farlo, bisogna avere coraggio, quel coraggio che questo governo non sta dimostrando, ma vi stiamo dando un'opportunità. Grazie. Oggi siamo qui per parlare di una proposta di cambiamento che segnerebbe una svolta storica per il nostro Paese, perché è un cambiamento che pone al centro non il profitto, ma il benessere delle persone. È tempo, colleghi, di rivedere il modello di lavoro, di ridurre il peso che grava sulle spalle dei lavoratori e di abbracciare un'idea diversa, di sviluppo sostenibile, umano e collettivo. Questa proposta, questa idea del salario minimo che si aggiunge a quella del reddito di cittadinanza, perché tutte insieme vanno verso questa stessa direzione. Oggi parliamo della settimana corta appunto come un pezzetto di questo puzzle. Una settimana corta che però non è, come diceva la collega prima, una riduzione dell'orario di lavoro e contemporaneamente una riduzione del salario, ma pretende di mantenere inalterati i salari già bassi e che non si muovono da 30 anni in questo Paese. I principi da cui partiamo sono semplici ma al contempo potenti: il benessere del lavoratore, l'equilibrio tra vita e lavoro, la sostenibilità ambientale. Un lavoratore sereno, valorizzato, in salute, è un lavoratore più produttivo, e non è la quantità di ore che passiamo al lavoro a misurare il nostro valore, ma la qualità di ciò che facciamo. Se il lavoratore sta meglio, produce di più e produce meglio. E questo è un beneficio che si riflette su tutta la collettività. In questo senso mi permetto di ricordare alcune parole che hanno attraversato i decenni e parlano ancora oggi al nostro cuore e alla nostra mente. Sono queste. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre, dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi, la vita può essere felice e magnifica, ma noi lo abbiamo dimenticato. Sono le parole di un grande uomo, Charlie Chaplin, che dà una prospettiva corretta dell'ordine delle cose. E questa proposta della settimana corta, come altre che pure abbiamo presentato, è un invito a ricordare ciò che abbiamo dimenticato, appunto. Cioè che il lavoro non è solo una necessità economica, ma deve essere fonte di benessere e di realizzazione personale. La settimana corta lavorativa ha dimostrato in numerosi paesi e in tante aziende che le hanno sperimentate, che hanno avuto il coraggio di sperimentarla, di portare con sé risultati sorprendenti. Molti sono stati citati dai colleghi. In alcuni paesi, io citerò quelli di Islanda, Spagna, Giappone e Nuova Zelanda, perché mi hanno colpito di più. Ci mostrano che questa strada è possibile, voi lo sapete bene. Questi esperimenti hanno dimostrato che una riduzione dell'orario di lavoro non solo non danneggia la produttività, ma la migliora abbattendo lo stress e riducendo l'assenteismo. Sono dati, non l'ideologia o le parti politiche che si contrappongono in un gioco delle parti.
sono fatti, non sono opinioni. In Islanda, ad esempio, tra il 2015 e il 2019, migliaia di lavoratori hanno visto ridurre la loro settimana lavorativa da 40 a 35-36 ore, senza riduzione di stipendio. Il risultato sono stati miglioramenti significativi nel benessere dei dipendenti, meno stress, maggiore equilibrio tra vita professionale e personale, in molti casi una produttività addirittura superiore. E così la settimana corta è diventata una pratica diffusa nel Paese. In Spagna il governo nel 2001 ha avviato un progetto pilota per la settimana di 4 giorni, sostenendo le aziende che scelgono di ridurre l'orario di lavoro senza ridurre gli stipendi, quello che proponiamo noi. Questa iniziativa ha permesso di migliorare la qualità della vita dei dipendenti, stimolando al contempo la produttività e riducendo il burnout, un fenomeno purtroppo troppo comune nel mondo del lavoro odierno. E lo dicevano alcuni colleghi prima di me, Microsoft Giappone ha ridotto la settimana corta, la settimana a 4 giorni lavorativi, ha introdotto la settimana corta appunto, e ha visto un aumento della produttività addirittura del 40%. Allo stesso tempo ha registrato un calo significativo dei costi operativi, con meno elettricità consumata e meno carta utilizzata. Anche in Nuova Zelanda l'azienda Perpetual Guardian ha sperimentato con successo la riduzione dell'orario di lavoro a 32 ore settimanali, ottenendo un miglioramento significativo della produttività e anche loro registrano una forte riduzione dello stress. Insomma, tutti questi esempi dimostrano che non stiamo parlando di un'utopia. Stiamo parlando di un cambiamento concreto, realizzabile, che può portare enormi benefici non solo ai lavoratori, ma a tutta la società. Una settimana lavorativa più corta significa più tempo per la famiglia, per il volontariato, per la politica, per la cura del sé e per partecipare attivamente alla vita, insomma, della comunità. Significa anche meno traffico, meno inquinamento e un uso più razionale delle risorse. Significa meno morti sul lavoro, che è un tema che forse ogni tanto dimentichiamo, ma anche oggi purtroppo nel nostro paese 3 lavoratori non torneranno a casa. Eppure, tornando a Chaplin, l'avidità ha avvelenato i nostri cuori e ha precipitato il mondo nell'odio. E troppe volte consentiamo che la logica del profitto prevalga su quella dell'umanità e della ragione. Troppe volte sorvoliamo sull'etica. Troppo spesso, anzi, la politica fallisce e diventa somma di differenze e non sintesi. Dobbiamo reagire a questa tendenza che allontana gli elettori, lo stiamo vedendo anche in queste ore. Dobbiamo ripensare il nostro modello di sviluppo, rimettendo l'umanità al centro del nostro agire. Purtroppo nel nostro paese queste discussioni rischiano troppo spesso di trasformarsi in battaglie ideologiche, invece di essere affrontate con pragmatismo e visione. Ma dovremmo, colleghi, superare queste divisioni, avere il coraggio di sperimentare quello che hanno fatto in altri paesi. Non si tratta di un'imposizione, ma di dare la possibilità alle realtà lavorative italiane di testare e valutare con dati concreti se questo modello possa funzionare anche qui. Ecco che proponiamo questa legge che finanzi la sperimentazione della settimana lavorativa corta in Italia, offrendo incentivi alle aziende che volontariamente scelgano di aderire, senza riduzione di salario per i lavoratori, a questa possibilità. In questo modo potremo valutare con criteri scientifici e trasparenti i reali benefici e costi di questo modello anche qui da noi. Non è una scelta di parte, ma una scelta di visione. È una scelta che mette al centro le persone, la loro qualità della vita, il loro diritto al tempo e alla salute. È una scelta che guarda al futuro, che crede che un benessere diffuso porti a un paese più forte, coeso e produttivo. Siamo noi che dovremmo offrire nuovi modelli, nuove visioni al mondo che cambia, alla tecnologia che ci porta delle rivoluzioni continuamente. Siamo noi che dobbiamo tenere al centro la felicità delle persone, senza perdere magari l'efficienza, ma mettendo tutto sul piano corretto. Ed è per questo che vi invitiamo, abbiamo fatto questo lavoro di sintesi tra varie parti politiche e vi invitiamo quindi a sostenere questa proposta. Facciamo in modo che il lavoro non sia più solo una necessità, ma una parte di una vita piena e soddisfacente. Facciamo sì che l'Italia non resti indietro, ma si collochi all'avanguardia delle nazioni che credono in un futuro più umano, più giusto e più sostenibile. Facciamo della sperimentazione della settimana lavorativa corta un'opportunità per tutti, ma soprattutto direi cerchiamo di lavorare insieme per un mondo che sia migliore, che dia a tutti gli uomini il lavoro, ai giovani futuro e ai vecchi la sicurezza. Un mondo in cui la scienza e il progresso siano al servizio del benessere di tutti e non di pochi. Un mondo in cui nessuno possa avere molto più del necessario se nel frattempo altri non hanno un tetto, un pasto o peggio.
E qui mi preme, come faccio spesso da quest'Aula, ricordare quello che sta succedendo a Gaza, perché trovo assolutamente intollerabile e va denunciato sempre. Grazie. Ringrazio intanto per questa discussione, però credo che delle inesattezze sono state dette e credo che sia giusto in qualche modo darne spunto, nel senso che il precariato è vero che esiste, ma è vero anche che è diminuito. Sicuramente i numeri non si possono azzerare dall'oggi al domani, ma delle azioni secondo il concreto di questo governo sono evidenti a tutti. Per quello che riguarda invece il concetto dell'orario di lavoro, soprattutto è differente da quello che riguarda il salario minimo. Il salario minimo è un concetto che, se istituito per legge, può sicuramente devastare quello che è la contrattazione. Noi in Italia abbiamo un problema non da oggi, ma dagli anni 2000, dove il salario ha sempre avuto un ribasso dovuto non soltanto al minimo ma anche al mediano. Quindi un salario fissato per legge potrebbe creare davvero delle discrepanze da quella che è la contrattazione collettiva. Sull'orario di lavoro invece convengo che già esiste in talune aziende la possibilità che avvenga nella contrattazione di secondo livello un'attività di revisione dell'orario, addirittura abbattendolo con delle attività che sono già inerenti nel contratto stesso. Quindi anche qui sulla definizione per legge credo che come governo, ma come Parlamento e con il Presidente Rizzetto possiamo valutare alcune discussioni vere, ma non obblighi, perché altrimenti sarebbe un problema serio nel valorizzare la stessa contrattazione. Quindi diamo una disponibilità a capire se ci sono possibilità di vedere una soluzione adeguata, ma senza far perdere il potere della contrattazione e la specificità nei contratti e nei luoghi di lavoro delle aziende stesse, perché questo potrebbe essere un problema serio poi, che arriverebbe a dare secondo me noia e fastidio a quello che è la produttività, ma anche il lavoro stesso che devono fare i vari lavoratori. Quindi su questo possiamo interagire, siamo d'accordo con il Presidente Rizzetto di valutare nel mese di gennaio alcune soluzioni, alcune proposte, quindi le faremo nel dovuto modo possibile.